A coronamento della sua nomina, il nuovo premier libanese Mustafa Adib si impegna a formare in tempi record una squadra ministeriale composta da esperti, persone competenti e responsabili dell'attuazione delle tanto attese riforme. Il compito che ho accettato si basa sul fatto che tutte le forze politiche sono consapevoli della necessità di formare rapidamente un governo, avviando le riforme che partano da un accordo col Fondo Monetario Internazionale, dice il premier, ambasciatore del Libano in Germania dal 2013. Intanto il presidente transalpino Macron torna in Libano in occasione del centenario della fondazione del paese. È la sua seconda visita nell'ultimo mese. Subito dopo l'esplosione aveva esortato i leader libanesi a istituire rapidamente un governo di missione per far uscire il paese dalla crisi economica e politica. In riferimento all'arrivo di Macron si registra anche la presa di posizione di Hassan Nasrallah, leader della formazione filo-iraniana Hezbollah, il quale si dice aperto a qualsiasi discussione costruttiva a condizione che ci sia volontà da parte di tutti i partiti libanesi. Tornando alle elezioni di Adib, il nome di quest'ultimo era emerso solo nelle ultime ore per far fronte alla sostituzione di Hassan Diab, dimissionario in seguito agli strascichi dovuti all'esplosione del 4 agosto scorso.